Mi chiamo Valerio Morellato, ho 32 anni e sono laureato in ingegneria. Ho fondato Morellato Energia un po' di anni fa, nella speranza di costruirmi un lavoro che fosse anche un posto dove poter coltivare i miei ideali e le mie aspirazioni. E in particolare concentrarmi sul settore dell'energia, che ritengo un settore dove dobbiamo fare tantissimo per migliorare la nostra società e il nostro futuro. Ci siamo concentrati sullo sviluppo del fotovoltaico e di altre forme di produzione di energia in modo pulito, come pannelli solari o anche risparmio energetico nelle abitazioni in modo particolare. Morellato Energia è nata all'inizio da sole 3 persone, io, mio padre e una segretaria, e adesso siamo quasi una ventina di persone. Tra dipendenti e collaboratori esterni, abbiamo dato da lavorare anche a 3 ditte contemporaneamente e adesso, come molte altre realtà, dobbiamo fronteggiare un periodo economico di sfide molto difficili. Le normative che regolano il nostro settore hanno subito vari cambiamenti negli ultimi anni, in modo particolare l'atteggiamento di supporto allo sviluppo del settore delle rinnovabili che si era creato negli anni subito dopo la firma del protocollo di Kyoto, con un sacco di iniziative a sostegno di detrazione fiscale per le energie rinnovabili, detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico, si sono molto affievolite. Continui cambi di rotta da un punto di vista degli incentivi in vigore, continue riduzioni degli incentivi stessi stanno mettendo in difficoltà un settore che già ha da fronteggiare un accesso al credito sempre più difficile, come tutte le realtà negli ultimi anni, e però particolarmente cruciale per chi deve investire in risparmio energetico, in energie rinnovabili, e quindi spesso ha bisogno di un capitale iniziale che le banche oggi non sono più in grado di fornire. Morellato Energia, assieme a Morellato Termotecnica, oggi dà lavoro a circa una ventina di persone. Con l'attuale trend economico e con le normative che sono entrate in vigore giusto questa settimana con il quinto conto energia, la prospettiva sarà di una forte riduzione di questo personale, forse addirittura dovremo dimezzare le persone che lavorano in azienda. Intanto è già da un po' di mesi che, rendendoci conto della situazione alla quale stavamo andando e delle cattive prospettive che la normativa ci riservava, abbiamo adottato un po' di cassa integrazione, un po' a rotazione, cercando di non tenere mai nessuno completamente fermo, però riducendo un po' l'orario a tutti. Un po' di giorni fa un'azienda ci ha sottoposto un capitolato per la realizzazione di un impianto di refrigerazione per serbatoi da 10.000 litri di acqua. Inizialmente non ci eravamo resi conto di quello che fosse la realtà che ci stava commissionando il lavoro. Poi una mia collega si è a un certo punto accorta che la ditta che avrebbe lavorato in questo laboratorio è una ditta specializzata nel costruire siluri. E praticamente fa solo quello come attività. E quindi il nostro lavoro, la nostra competenza, la nostra professionalità sarebbero andate al servizio di un piccolo tassello per la sperimentazione e la costruzione di un ordigno che ha fini esclusivamente bellici. Questo ha aperto in noi un conflitto interno abbastanza difficile, perché comunque l'azienda è fatta da tante persone. Con me ci sono tante persone che provengono da un'estrazione culturale molto attenta e sensibile, ma ovviamente ci sono persone anche che la pensano diversamente. In una situazione di crisi economica si deve scegliere fra aspetti di confronto, rispetto delle opinioni di tutti e anche fare delle scelte che poi possono incidere sullo stipendio delle persone, sul futuro, la prospettiva lavorativa delle persone. Abbiamo cercato un po' di coinvolgere anche il distretto di economia solidale, di cui facciamo parte, abbiamo chiesto supporto anche a loro, abbiamo messo la questione al centro del tavolo in modo trasparente, abbiamo chiesto sostegno. E alla fine, un po' da un confronto interno, un po' grazie anche alla risposta che abbiamo avuto dal distretto, abbiamo deciso di non partecipare, di non presentare l'offerta che ci è stata richiesta e di provare ancora una volta, come abbiamo fatto molte volte in questi anni, a vedere se si può costruire un'attività profit, un'azienda, un'impresa come le altre, che però si basa su un concetto di economia sostenibile. La questione che si è posta di fronte a noi è una questione che riguarda noi, ma che secondo me in questo momento è un po' anche una sfida importante per il distretto di economia solidale di Pisa. Se
esiste una rete di solidarietà, esiste una rete di supporto tra le persone che possano, non dico necessariamente correre da noi perché non è che non vogliamo sottoscrizione di fondi, non siamo un'associazione, ovviamente, però chiediamo che le persone sappiano che ci sono realtà che provano a fare anche scelte di tipo etico, coraggiose in un periodo difficile e ci prendono in considerazione come altre aziende e poi per il nostro lavoro, per la qualità del nostro modo di lavorare, per le offerte che facciamo, possono scegliere anche noi più a parità di condizioni con un'azienda che invece certe scelte magari non le ha mai preso in considerazione e che oggi rischia invece di essere un concorrente difficile per chi cerca di tenersi sul sentiero di un'economia sostenibile.